Questa malattia deve essere molto coraggiosa, visto che ha deciso di sfidarmi ancora. Questo è il riassunto delle parole di Sinisa e, appunto, nella conferenza stampa che ha tenuto qualche giorno fa. Praticamente ha annunciato che dovrà iniziare un periodo di controlli. Ha già fatto allestire una sala al Sant'Orsola, se non sbaglio, di Bologna, dove una sala con tutti i piatti tecnologici, appunto per continuare a seguire la squadra, anche se sarà fuori dal campo, praticamente. Praticamente c'è stato, in poche parole, c'è stato un ritorno, ci sono stati dei campanelli d'allarme perché tempo fa, già da tempo si sarebbe sottoposto ad un delicato intervento e come se nulla fosse, era già al lavoro dopo pochi giorni, senza tutto in silenzio, senza far sapere nulla alla squadra per non turbarla, appunto. E praticamente niente. Questo è il succo della situazione. Lui il 13 luglio del 2019 fece un annuncio che scosse sia il Bologna, sia il Bologna squadra che il Bologna città, ma anche tutto il mondo del calcio, perché praticamente fu costretto ad abbandonare temporaneamente la panchina per iniziare un percorso di chemio e di cure, appunto al Sant'Orsola nel Dipartimento di Ematologia e poi ci fu il trapianto del midollo il 29 ottobre dello stesso anno e da lì iniziò una lotta senza sosta per tornare appunto il più presto possibile ad allenare sulla panchina del Bologna e questo è sempre stato appunto è sempre stata l'immagine di Sinisa, un combattente, un grintoso, un tenace, un giocatore, un uomo che non si arrende mai. Fatto sta appunto che l'8 dicembre, a pochi giorni, pochi mesi da quell'intervento, con grande sorpresa, tornò appunto a sedersi sulla panchina della propria squadra. E fu una cosa incredibile per tutti, no? Anche per noi umili spettatori. Appunto c'è stato, c'è e ci fu all'epoca, anche adesso, appunto dopo la notizia che ha dato l'altra settimana in conferenza stampa, ovviamente tutti si sono riuniti intorno a lui in una maniera di affettuosa, portando sostegno. Ma il compito più duro, appunto, ce l'ha proprio lui. E io, da parte mia, sono sicuro che anche questa volta passerà indenne la battaglia. A me nella conferenza stampa hanno colpito le parole appunto che ho detto all'inizio, citate da lui, dove mi hanno più che le parole mi hanno colpito il modo con cui ha preso questa situazione, no? Tipo scherzandoci un po' sopra e poche persone riescono a fare questa cosa perché la maggior parte di altre si sarebbero piante addosso cercando compassioni. E lui appunto dice: ho tagliato un pezzetto di video alla fine del mio monologo, ve lo mostrerò, appunto dove dice questa cosa. È una malattia molto coraggiosa, visto che ha deciso di tornare ad affrontarmi. Io sono qui e non ho parola e non ho paura di lei. E niente. Io faccio tantissimi auguri al grande Sinisa e sono sicuro che passerà indenne e sconfiggerà di nuovo qualsiasi brutta cosa possa capitare. Perché, ripeto, per adesso si sa che è solo in base ad un intervento, in base a degli esami, ci sono stati dei campanelli di allarme. Appunto, lui dice: non voglio entrare in scivolata come l'ultima volta per affrontarla, ma stavolta voglio giocare d'anticipo e fargliela piangere al culo, praticamente. Quindi auguri Sinisa, siamo tutti con te e vedremo come proseguirà la situation. Vi lascio alle sue parole. Passo e chiudo da Gneo e da Marilyn. Si vede che questa malattia
è molto coraggioso per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno con me. Allora, io sono qua, sono diventata la prima lezione di Isaiah Manoel.